Decima edizione del Velo d'Iside all'Arena del Porto Turistico di Pescara, Anelita D'Urbano, tanti traguardi raggiunti. Come siamo arrivati a questi risultati riconosciuti dalle istituzioni e dal pubblico? Con tanto amore, dedizione, pazienza e soprattutto tendendo la mano a chi veramente ha bisogno, ascoltando la polizia, ascoltando i carabinieri, che quando ci chiamano, noi per appunto lavoriamo in emergenza, siamo pronti ad arrivare sul posto. Perché è ancora difficile denunciare? Perché le donne hanno ancora tanta paura? Perché le donne purtroppo pensano di non essere protette, perché ci sono anche tante altre associazioni che a volte non rispondono, ma non perché non vogliono rispondere, perché il lavoro è tanto. Noi rispondiamo H24 7 giorni su 7. Il Velo d'Iside torna a sottolineare l'importanza di lottare per i diritti delle donne e contro la violenza. Nicoletta Verì, riconfermata assessore regionale alla sanità e alle pari opportunità della regione Abruzzo, lei è amica ventennale dell'organizzatrice Anelita D'Urbano, tanti risultati positivi e una coscienza nuova che si fa avanti grazie al lavoro di associazioni come questa. Sì, ancora una volta ho voluto essere presente a questa importante manifestazione, una manifestazione che sensibilizza, che coinvolge il pubblico per mandare un messaggio molto importante, che è quello dell'attenzione contro la violenza delle donne. Devo dire che l'associazione Il Velo d'Iside lavora da diversi anni e si è strutturato proprio sul territorio, in modo particolare su tutta la provincia di Pescara, dando la possibilità di avere dei centri di ascolto, non solo, ma soprattutto le case di rifugio. Nel momento in cui viene manifestata una violenza, queste persone che subiscono, queste donne che subiscono violenza, ricevono un'accoglienza in un contesto protetto, dove c'è un clima di affetto, dove c'è la possibilità di ascolto, perché ci sono specialisti poi che seguono anche queste persone che subiscono, ripeto, violenza. E devo dire che l'associazione Il Velo d'Iside si è ampliata sempre di più su tutto il territorio, dando quella giusta risposta in questi momenti emergenziali. Purtroppo i casi di violenza aumentano, anche se devo dire che nell'ultimo periodo, mi fa molto piacere, sono diminuiti i casi di femminicidio a livello nazionale, ma nella nostra regione continuano purtroppo ad assistere a questi episodi terribili e associazioni come queste vanno sempre sostenute. Una vittima di violenze che ha raccontato la sua storia, ha avuto la forza di superarla, Barbara D'Antonio. Questa storia insegna alle donne che si può lottare contro un sistema che spesso ha rimosso, ha nascosto atti di violenza. Io ho subito violenza circa 10 anni fa e ho avuto il coraggio di denunciare il mio ex marito, il quale mi picchiava e non solo, mi offendeva anche verbalmente. Offese molto gravi, molto, molto pesanti, e ricordiamo che comunque la violenza non è soltanto fisica ma è anche verbale, psicologica. E a tutte le donne, come ho detto anche nella serata di Iside, dovete denunciare, bisogna avere il coraggio di denunciare. Io l'ho fatto, ce l'ho fatta, ce la possiamo fare tutte, mai un passo indietro. Questo è il mio messaggio, la mia testimonianza, forza, viva le donne, perché oggi sono qui a raccontarlo. Molte donne non hanno avuto questa fortuna di poter raccontare la propria storia e di poter avere giustizia. Io sono veramente fiduciosa in tutto, nella giustizia, nell'associazione Iside, e sinceramente questo è il mio messaggio per tutte le donne. Forza e coraggio, ce la possiamo fare, ce la potete fare, io ce l'ho fatta.